tutti, grazie per essere qui da Benevox, la web tv di Pordenone. Io volevo ringraziare prima di tutto chi ci ha dato una bella mano a mettere in piedi questa serata. Innanzitutto abbiamo un gruppo di persone che si chiamano Alessandro Cusinato, Daniela Galeotti e Massimo Loscavo, che fanno parte di un gruppo di cittadini assolutamente privati che hanno una bellissima mano. Racconti, come mai sei venuta qua? Cosa ci hai fatto combinare? Perché? Perché innanzitutto io credo che questa sera sia un po' un evento per Pordenone. È la prima volta infatti che c'è una vera e propria cena vegana, oltretutto organizzata da un ristorante. Sappiamo che a Pordenone comunque ristoranti vegetariani non ce ne sono, tantomeno con cucina vegana. È un evento, era una sfida, questa è una sfida e io spero che veramente voi possiate gustare questa cucina, che è una cucina senza crudeltà, senza animali, quindi senza carne né pesce né derivati. E volevamo appunto avvicinare le persone a questo tipo di cucina e a tutte le motivazioni che stanno alla base della scelta vegetariana e vegana. E spero, io ringrazio Pienebox per l'opportunità che ci ha dato di collaborare con loro e per questa serata, e ringrazio soprattutto il professor Franco Liberomanco che ha accettato il nostro invito, è venuto da Roma proprio per parlarci delle mille motivazioni che stanno dietro questa scelta. Vi ringrazio. Proprio per questo direi che a questo punto io inviterei qui sul palco a parlare di alcuni temi che poi verranno ripresi dopo la prima portata e la seconda. Il professor Franco Liberomanco, presidente dell'Associazione Vegetariana Animalista. Grazie. Buonasera a tutti, applaudo all'iniziativa e spero che possa anche ripetersi molto spesso e magari con un numero sconfinato di persone. Quindi questa sera siamo qui per parlare di vegetarismo, delle mille motivazioni giuste che sono quelle che stanno alla base della scelta vegetariana. E quindi sapere, specialmente per le persone che sanno poco di vegetarismo o che si avvicinano per la prima volta, che cos'è il vegetarismo, no? Perché bisognerebbe scegliere di essere vegetariani. Ecco, noi a Roma con la mia associazione, l'Associazione Vegetariana Animalista, portiamo avanti ormai da decenni queste tematiche e ogni settimana nella nostra sede c'è una conferenza di cultura vegetariana in cui vengono affrontate tutte le tematiche inerenti appunto alla scelta vegetariana, che vi assicuro sono tantissime. Non c'è una scienza più vasta, più interessante, più accattivante della scienza e dell'etica universale vegetariana. Alle nostre conferenze partecipano, dire, illustri relatori, da primari a biologi, naturisti, chimici, medici di ogni tipo, che fanno parte però della scienza e dell'etica vegetariana. Ma che cos'è il vegetarismo? Voi sentite magari parlare da pochi anni di vegetarismo, forse negli ultimi tempi, qualcuno magari non sa nemmeno oggi che cos'è realmente il vegetarismo. Perché noi ci interessiamo di vegetarismo? Perché a noi non è... Noi non siamo quelli che gli piacciono le verdure, che ci piace mangiare l'insalata. Noi abbiamo una visione completamente diversa delle cose. A noi interessa l'uomo nella sua interezza fisica, mentale, emozionale e spirituale. E abbiamo capito che quello che noi introduciamo nel nostro organismo diventa parte di noi stessi. A parte che c'è la scelta etica di base, che magari avremo modo di parlarne un po' più diffusamente, no? Cioè, se uno sceglie di mangiare un animale che è stato ucciso appositamente, oppure sceglie di mangiare della frutta o della verdura che non abbiamo fatto male a nessuno, la scelta stessa colloca l'individuo da una certa sensibilità, una certa elevatura morale e spirituale, una certa intelligenza positiva rispetto a un'altra cosa, no? Però dicevo,
dicevo, l'importanza che viene trascurata di ciò che entra a far parte del nostro corpo, cioè noi diventiamo quello che mangiamo, ciò che introduciamo all'interno del nostro corpo diventa parte di noi stessi e trasforma il nostro corpo, la nostra mente, la nostra coscienza e la nostra dimensione spirituale. Perché se ciò che noi mangiamo è inquinato, è impuro, è inadatto, incompatibile con noi, con la nostra vita, anche il nostro corpo sarà impuro, inquinato e quindi predisposto a tutte le patologie che ci accorciano la vita di 20-30 anni almeno, e quindi gli ultimi 20 anni della nostra vita diventano un inferno tra una clinica e un'altra, tra un ospedale e l'altro. Ma il danno maggiore sta nel fatto che quando il corpo è inquinato, da quando mangiamo cose che sono inadatte alla nostra natura di essere fruttariani, si inquina il nostro pensiero. Noi crediamo di essere saggi, di essere equilibrati, di pensare in modo positivo, di pensare in modo armonico, e invece non è così. Perché queste 3-4 componenti della natura umana, mente, corpo, spirito, dimensione emozionale, sono inscindibili. Non può una essere contaminata senza contaminare le altre. Una cosa non può esistere senza l'altra. Per cui in base a ciò che mangiamo si inquina la nostra coscienza, la nostra sensibilità, la nostra dimensione spirituale. I grandi santi hanno sempre detto che la carne è un impedimento, uno dei maggiori impedimenti, se non l'impedimento più assoluto dell'elevazione spirituale. Comunque, volevo dire che il vegetarismo non ce lo inventiamo noi adesso. Nessuna grande dottrina, nessuna grande filosofia ha più illustri rappresentanti del vegetarismo. La nostra filosofia non nasce oggi, nasce con gli antichi Veda 5.000 anni fa. Krishna è il primo a dire: la carne degli animali è come la carne dei vostri figli, non mangiatela. Viene ereditato poi dal grande Zarathustra, che è la dottrina dello zoroastrismo, che diceva: chi ha la compassione verso gli animali avrà lo Spirito Santo, la verità. Poi è stato ereditato dai grandi filosofi, il più grande di tutti, Pitagora, poi Socrate, Platone, Aristotele, eccetera, eccetera, per poi arrivare ai grandi latini, tutti i più grandi filosofi, tutti i più grandi santi di ogni tempo e paese, i grandi mistici, i grandi anacoreti e così via, i grandi uomini di scienza, di letteratura, come Leonardo da Vinci, Gandhi, Einstein, eccetera, eccetera. I pilastri della morale del mondo hanno sostenuto la necessità per l'uomo di astenersi dal mangiare cadaveri. Questa è una realtà inconfutabile. Ora, io per esempio personalmente, perché ho scelto di diventare vegetariano, no? Sono da 35 anni che sono vegetariano e da 22-23 vegano. Cioè, i vegani sono quelli che non mangiano nemmeno i derivati degli animali, come questa sera, no? Quella è la cena di questa sera, una cena vegana, non ci sono nemmeno i derivati degli animali. Ecco, io perché ho scelto di diventare vegetariano? Perché ero impegnato fin da bambino a cercare di dare il mio contributo per una società migliore, più giusta. Ho sempre avuto orrore dell'ingiustizia, della violenza, volevo capire in che modo dare il mio contributo. Ed ero impegnato in Amnesty International, sono stato responsabile dell'associazione Amici delle Brosi di Roma per una decina d'anni, quindi mi davo molto da fare in ogni causa giusta che poteva servire il mio contributo, appunto, a rendere migliore questo mondo. A un certo momento mi sono accorto che avevo nel piatto che mi stavo divorando la gamba di un animale, cioè la coscia di pollo, no? Mi sono accorto che io, mentre rifiutavo la violenza in senso assoluto, che volevo un mondo di pace, di amore e di giustizia, avevo causato l'ingiustizia suprema a un essere innocente che come me amava la vita, che come me aveva terrore della morte, e a causa della mia ignoranza, della mia insensibilità, era stato ucciso, fatto a pezzettini, privato per sempre della vita.
Allora mi sono accorto che era una cosa incompatibile questo con la mia speranza di vita migliore, no? E da quel momento ho fatto croce, perché secondo me è giusto e sacrosanto che uno segua ciò che è giusto, che non segua il suo istinto, il suo piacere, no? Quindi dobbiamo vedere ciò che è giusto e seguire quello se vogliamo essere coerenti con i nostri ideali, con le nostre speranze, eccetera, eccetera. Però, ecco, io non ho, diciamo, questa sera adesso ci saranno 2 o 3 interventi, faremo 2 o 3 interventi. Siccome dicevo, la materia è vastissima, ed è vastissima sotto l'aspetto salutistico, antropologico, economico, ecologico, energetico, spirituale, religioso, eccetera, eccetera, sono tutte tematiche che fanno parte inseparabile della scienza e dell'etica universale del vegetarismo. Per cui io attingerò continuamente in tutte queste direzioni, perché non è possibile separare un aspetto da un altro.